formatività di aspettare qualcosa, l'AIA, l'AIA o altre storie di questo tipo. Già il fatto che sono stati per anni nascosti dei dati che dovrebbero essere pubblici, no? Rispetto anche all'indicamento a Taranto, già la dice lunga su quali fattori hanno governato la sanità in questi anni. Allora, adesso Patrizia Gentilini dell'Associazione Medici dell'Ambiente, poi c'è Leo Carmi della CGL. Quindi Patrizia Gentilini. Buonasera, grazie per questo invito e un grazie personale alla persona che mi ha preceduto per questa testimonianza davvero coraggiosa, che mi ha molto colpito. Volevo portare un saluto anche a nome del dottor Roberto Brunisti, che è il presidente dell'Associazione dei Medici per l'Ambiente, a questo congresso al quale sono molto contenta di partecipare. Credo che noi in Medicina Democratica e i Medici per l'Ambiente abbiamo un grande patrimonio in comune che è testimoniato innanzitutto ad esempio dalla figura di Lorenzo Tomatis, che era il presidente del Comitato Scientifico Internazionale dei Medici per l'Ambiente, che purtroppo è scomparso esattamente un anno fa. E credo che l'insegnamento suo, come quello di Macacaro, debbano essere con forza, diciamo, riscoperti, non solo per celebrarli, ma per farli diventare una realtà operativa nel nostro vivere, nelle nostre scelte, nella nostra quotidianità. E quindi i concetti della prevenzione primaria, della tutela dell'ambiente, di vedere una medicina che ovviamente non può essere solo quella della cura, ma deve vedere nel complesso la salute come un bene che va difeso, proprio diminuendo, togliendo il più possibile la presenza di sostanze inquinanti, tossiche, come è stato molto chiaramente detto, cominciare dalla diossina. Ecco, per chi non lo sapesse, la diossina, dai dati di letteratura, nel latte materno si ritrova con un valore che varia da 3,2 a 15,2 picogrammi per grammo di grasso. E i limiti per i prodotti lattiero-caseari, quindi per il latte e le mozzarelle, è di 3 picogrammi per grammo di grasso. Quindi queste sostanze sono ormai entrate e il latte materno, se lo dovessimo giudicare con le normative, è fuori legge. Cioè queste sono le cose che dobbiamo assolutamente avere presenti. E se non cominciamo a impostare in maniera radicale i problemi che dobbiamo affrontare, credo che non ne usciamo. Vorrei anche dire un'altra cosa, che questa coscienza, diciamo così, di come l'ambiente influenza la salute sta crescendo, ad esempio a livello degli ordini dei medici, e questo è molto importante perché in questo siamo all'avanguardia. In Italia abbiamo questo articolo 5 del codice deontologico che è stato inserito l'anno scorso e dice che il medico è tenuto a considerare l'ambiente in quanto l'ambiente è un determinante fondamentale della salute e che deve promuovere per un utilizzo appropriato delle risorse. Questo diciamo, è proprio una battaglia dal punto di vista culturale che si sta facendo strada. E come Medici per l'Ambiente siamo impegnati e siamo vicini sicuramente a tante popolazioni che diciamo così si muovono per contrastare impianti nocivi e soprattutto impianti inutili come sono gli inceneritori, che da questo punto di vista rappresentano veramente l'emblema della distruzione, dello spreco di materiali che invece soprattutto in questo momento di crisi economica non possiamo in nessun modo permetterci di bruciare e di distruggere. Ecco, penso che ci siano proprio delle, come dire, situazioni concrete in cui possiamo lavorare insieme e questo credo che debba essere un impegno comune perché non abbiamo molte altre possibilità, per cui o riusciamo a vincere, a cambiare, soprattutto in un momento di recessione come quella attuale, le scelte che di fatto sembrano inevitabili nel nostro paese, o di fatto appunto non ne usciamo. E nel caso specifico, visto che siamo sempre di fronte al ricatto, il lavoro, la salute, credo che una corretta gestione
dei rifiuti rappresenti davvero un ottimo esempio in cui il lavoro, perché l'occupazione che si crea con la raccolta differenziata del controllo dei materiali, poi come vedremo anche con soluzioni innovative, per cui in realtà alla fine non rimane nulla da distruggere, si coniugano anche con l'occupazione e ovviamente con la salute. Ecco, quindi credo che dobbiamo essere aperti e confrontarci proprio su temi concreti. Grazie.